casizzole, intanto un formaggio a pasta filata, formaggio a pasta filata che deriva soprattutto da animali dell'Alza Bronzarda, meticci di Sardo Modicana, che sono dislocate soprattutto nell'area del Montiferru, dell'Alto Listanese, del Barigallo, anche del Margine. Diciamo che sono questi gli areali più vocati. È un formaggio che ha una doppia lavorazione, perché la prima lavorazione è proprio il caglio del latte. E su questo mi piace ricordare proprio che abbiamo una termizzazione del latte a 34, 35, 36 gradi, che è la temperatura in cui il latte si trova nel corpo della mamma, nella mammella della vacca. Il latte che solitamente rimane dopo che i vitelli hanno poppato dalla mamma il latte che serve loro per il nutrimento. Quel latte viene tagliato. Da quel caglio si fa appunto un formaggio che una volta che fermenta viene lavorato, quindi diventa una pasta filata, viene lavorato ulteriormente per dare la forma classica del casizzolo a peretta. Perché a peretta? Ma intanto sulla tecnica di lavorazione, perché è manuale, quindi anche la pasta tende ad andare giù come la lavori. Vi assicuro che è tanto faticoso perché lavoriamo della pasta che ha una temperatura, come viene riscaldata, molto alta. Secondo anche sulla tecnica di affinamento del prodotto. Il casizzolo appena viene lavorato veniva di solito posto in delle scodelle a cui veniva posto un panno e veniva lasciato lì a riposare, ben inteso, dopo che aveva fatto il suo periodo in salamoia. Una volta che il formaggio diventava un po' pallido, quindi che c'era la prima asciugatura, veniva subito preso per il collo, che poteva essere lavorato oppure meno, c'erano alcuni però che erano dei veri e propri artisti nella lavorazione del collo, che veniva consumato, veniva consumato anche quello e viene consumato anche quello, e quindi veniva appeso, poi sulla vendita dipende molto da quanto il consumatore gradisce la stagionatura. Per mia esperienza e per mio piacere vi posso dire che una stagionatura ottimale sarebbe da 6-8 mesi, perché in quel momento temporale tu puoi veramente assaporare il gusto vero del casizzolo, dove senti l'erba, il profumo del latte. Un casizzolo ancora più stagionato, che va da 18 mesi in poi, ti dà altri sapori. Vedi proprio il grasso del formaggio, un sapore più forte, certo che ne mangi meno, però diciamo che è una particolarità. Un formaggio fresco, non voglio dire che non sia buono, ci mancherebbe, ma magari tutte quelle soddisfazioni in termini di gusto che vi stavo raccontando non ve le dà.